Rebecca. No? Thank you.
Celebriamo la Santa Messa in suffragio di Andrea Rino Godi, di Nunziata, Antonietta e Salvatore Scaramuzzi e Teresa Pompilio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli altri santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto, infatti, ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Della vita, dice il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Gloria. Celebriamo con gioia oggi la festa patronale di questa chiesa di San Lorenzo, tanto cara a noi gozzanesi. È tra le chiese più antiche della diocesi di Novara. È stata fondata dai santi Giulio e Giuliano appena arrivati in queste terre. In questa chiesa dal 391 all'890 è stato custodito il corpo di San Giuliano prima che fosse portato in basilica, e in questa chiesa si trovano le tombe dei gozzanesi di 1200 anni fa. È una chiesa talmente tanto cara ai nostri padri che
che 9 secoli fa non si sono rassegnati a vederla andare in rovina, ma nel 1141 un certo Alberico Claudio si è adoperato per restaurarla. Erano gli anni appena successivi alla ricostruzione della basilica che ha preceduto quella che vediamo adesso. Quando poi il vescovo di Novara Littifredo l'ha riconsacrata, l'ha voluta dedicare a San Lorenzo, il diacono più famoso, diacono come era San Giuliano. È una chiesa che, dicevo, anche oggi è cara a noi bolzanesi e possiamo ammirare finalmente oggi, dopo 25 anni di restauri. Finalmente possiamo vedere da vicino il cenotafio, la prima tomba di San Giuliano, possiamo vedere l'altare medievale, possiamo vedere le sepolture. È una grande gioia vedere questo ed è una grande gioia che possiamo condividere con chi, con tutti quelli che hanno voluto questi lavori e che ora li stanno ammirando dal cielo. Penso in modo particolare al caro prevosto Don Carlo. Non vi voglio fare però una lezione di storia locale. Semplicemente oggi voglio parlarvi del santo che vediamo raffigurato su quella colonna, San Lorenzo. Di lui non è che sappiamo molto. Sappiamo che era di origine spagnola e veniva da una famiglia convertita al cristianesimo. Si sa che viene ordinato diacono e durante gli studi conosce il futuro Papa Sisto II, che allora insegnava a Saragozza. Tanta era la stima del maestro verso l'allievo che quando si trasferisce a Roma lo vuole con sé, vuole Lorenzo come suo segretario e assistente. Pochi anni dopo, nel 257, Sisto viene eletto Papa e affida al diacono Lorenzo la cura dei poveri e delle vedove della città di Roma, che erano ben 1500. L'anno successivo, 258, scoppia la persecuzione di Valeriano. Il 6 agosto Papa Sisto, Lorenzo e altri 3 diaconi vengono arrestati durante la celebrazione della messa in una catacomba. Tutti vengono decapitati subito, tranne Lorenzo. I carnefici lo conoscevano, sapevano che lui era l'economo, sapevano che lui gestiva i tesori, loro li chiamano i tesori della Chiesa, per cui gli promettono la salvezza della vita se entro 3 giorni gli avesse portato i tesori della Chiesa. In realtà i beni della Chiesa, quelli che potevano esserci in quel momento, erano già stati distribuiti ai poveri di Roma. E quando il 10 d'agosto Lorenzo si presenta con una folla di poveri, di vedove, e dicendo ecco il tesoro della Chiesa, i carnefici si sentono giocati, iniziano allora a torturarlo per fargli rinnegare la fede cristiana. Lo mettono, secondo alcune testimonianze, su una graticola. In realtà era una lastra, è conservata nella chiesa di San Lorenzo fuori le mura. Una lastra di marmo, molto spessa, con alcuni buchi. Accendono sotto il fuoco e dopo ore di questa tortura, Lorenzo rende l'anima a Dio. Non è stato soltanto un atto di ferocia inaudita, ma è stato un vero attacco alla Chiesa, ben studiato. All'inizio i carnefici speravano di ottenere soltanto i tesori della Chiesa, che in realtà poi abbiamo visto non c'erano. Poi hanno cercato di far negare la fede a Lorenzo, trovando un sistema terribile che faceva soffrire molto e non causava certo una morte immediata. Cercavano di fare un colpo di propaganda formidabile, quello di far abiurare, di far diventare pagano il personaggio più conosciuto tra i cristiani di Roma, quello che tutti dicevano sarebbe diventato papa una volta morto Sisto II. Lorenzo però non rinnega la vera fede, sa che andrà incontro alla morte, ma decide di prendere la croce delle sue sofferenze e di seguire Cristo. Avrebbe potuto scappare, avrebbe potuto nascondersi, avrebbe addirittura potuto far finta di abiurare, di rinnegare la fede, ma lui liberamente
sceglie, lui sceglie liberamente, sceglie di offrire la sua vita in sacrificio, di unire la sua sofferenza a quella di Cristo sulla croce. Sa che da quel sacrificio avrà origine non soltanto la sua personale salvezza, ma avrà pure origine la salvezza di chi, grazie al suo esempio, avrà il coraggio di sopportare delle prove, di non rinnegare la fede. Pure a noi tante volte sono richieste sofferenze, sacrifici, e tante volte non possiamo evitarli. Ci possono essere dei litigi in famiglia, possono esserci delle incomprensioni, delle malattie, tutte croci che dal poco al tanto entrano nella nostra esistenza. Chiediamo allora la grazia di unire queste croci all'unica croce di Cristo, a chiedere a Lui la forza di sopportare e di offrire questa sofferenza, perché da questa offerta noi possiamo ottenere il nostro tesoro in cielo. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio. Presentiamo le nostre intenzioni di preghiera. Insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Oggi ricordiamo San Lorenzo, che accettò il martirio per servire la Chiesa. O Signore, fa che sul suo esempio e con il suo aiuto anche noi ci impegniamo a testimoniare con coerenza la nostra fede. Rendici attenti e partecipi alle esigenze della comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, il servizio al prossimo richiede sacrificio, distacco e sensibilità. Aiutaci ad essere generosi, a donare con gioia il nostro tempo e le nostre capacità, perché nelle strutture di servizio e nelle nostre case non manchino risposte adeguate alle necessità e al bene dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Oggi celebriamo in questa antica basilica che risveglia gloriose memorie il tangibile ricordo di San Giuliano, che proprio qui aveva fondato la prima comunità cristiana, e di San Lorenzo, a cui è dedicata. Rinnovi in noi l'ardore missionario, perché non venga mai meno l'annuncio del Vangelo, soprattutto tra le nuove generazioni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, quest'anno la necessità di osservare le misure di sicurezza per il coronavirus ci impedisce di vivere momenti di fraternità e di gustare la gioia dello stare insieme. Benedici l'impegno di coloro che per anni si sono prodigati per tenere viva la tradizione di questa bella festa di popolo. Accogli nella tua pace coloro che hai già chiamato a te,
infondi vigore e rinnovato entusiasmo a chi ne ha preso il testimone. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la gloria e gloria del suo nome, e nelle nostre in tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni che la Chiesa ti offre con devota esultanza della nascita al cielo di San Lorenzo, e fa che questo sacrificio eucaristico giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono la gloria del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione di Cristo tuo Figlio, il Santo Martire Lorenzo, ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di
benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé i loro cari, redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo di Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Padre onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina,
perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando il santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e di Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Ricordo chi desidera ricevere la Santa Comunione di rimanere al proprio posto in piedi e di abbassare la mascherina.
prima di terminare la Santa Messa, desidero ringraziare per la vostra presenza, anche se siamo limitati purtroppo da molte norme, anche se c'è ancora in mezzo di noi un po' di paura, però la vostra presenza comunque testimonia anche, è un modo per testimoniare anche la nostra fede. Un grazie grande a tutti coloro che si sono dati da fare per poter celebrare qui oggi, a partire da chi ha dovuto pensare a soltanto a riallestire la chiesa dopo i restauri. Un grazie grande anche a chi forzatamente quest'anno non ha potuto lavorare ma avrebbe dato la sua disponibilità. Un grazie al comitato attuale e un grazie grande a chi invece ha voluto questi lavori di restauro insieme al parroco Grossini e al comitato storico. Vedo qua ancora una bella rappresentanza molto, molto carica, certamente di primavera, ma anche carica di entusiasmo. Un grazie grosso a tutti voi per tutti i lavori che sono stati fatti e per tutti quelli che faremo per poter tramandare anche nel futuro il patrimonio che ci è stato lasciato. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che il servizio sacerdotale che abbiamo celebrato in memoria del diacono San Lorenzo ci inserisca più profondamente nel mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci è uniti per celebrare oggi la festa di San Lorenzo, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Lorenzo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Lorenzo ci ha offerto un vero segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.